Ciao a tutti, oggi siamo tornati con il nostro pensiero di come un girovagando, però è proprio un girovagando pensando, siamo tornati in questa langa dove vedete che ci ha sorpreso l'idea che nel Pranga avesse nevicato. Effettivamente, se voi vedete sull'altura distante dei monti, proprio in proiezione da questa immagine, vedete ancora la neve, poi si scende, c'è questa fascia azzurra. I prati ovviamente sono rigogliosi, ma vi voglio far vedere come camminando davvero si possa fra poco scrutare la prima neve su questa sommità di Langa, su questo un grande, uno dei cucuzzoli, no? Di Langa, dove piccoli ridondanti colline, su questi altipiani di Langa, dove si possono vedere dove mi sono barricato, dove mi sono salito proprio per vedere questa sorpresa. Un pochettino ancora, anche se poca qui, ma di quella neve che stamattina in realtà, come avete visto nelle foto dell'andando, c'era. Questo è qualche millimetro di neve ancora caduto sulle terre di Langa. Ecco, vedete che scendendo notate proprio che sto camminando, no? Ancora sulla neve. C'è ancora qualche sprazzo piccolo di neve che in questo bosco si vede. Adesso vi farò vedere in lontananza come i paesi della Langa, da un versante verso Bosolasco si vede meno, è tutto già più brullo, è già andata via. Ma ecco, qui facciamo attenzione perché stiamo proprio scendendo in mezzo ancora a questi piccoli millimetri, così di neve che sono scesi. E vedrete adesso, proprio da dove vedete l'auto che abbiamo lasciato, vedete proprio questi. Ancora questo paese di Langa bellissimo, e dove vedete ancora quest'aria fredda, piena ancora di quello scuro, no? Scuro che fa prevedere magari un arrivo ancora di qualche turbolenza di neve, ma è significativo il fatto, purtroppo un po' qualche piccolo danno per le gemme, per l'agricoltura, sicuramente lo dà di queste gelate, ma ecco che mi alzo sul cielo. E vedete laggiù, faccio proprio la ripresa da questo albero, no? Da queste gemme, e vedete là in lontananza vicino all'auto, proprio siamo proprio qui verso Mon Barcaro, dove proprio si va a vedere laggiù, vedete proprio il discorso della neve in lontananza. E adesso cerchiamo di scendere e farvelo vedere ancora da più vicino se possibile, proprio con questa bellezza di natura dove si vede proprio, magari cercheremo anche di raggiungerlo, adesso valutiamo, ma proprio questo paese dell'Alta Langa, proprio dell'Alta Langa che sono ancora proprio coperti di neve. E questo è significativo e particolare. Cosa dire? Dire che sicuramente la natura ci sorprende sempre, che la natura ci fa vivere delle emozioni, delle esperienze particolari. E soprattutto che questa piccola sprazzo, questi millimetri di neve siano un po' una benedetta, questo colore bianco, proprio per dire che ci tolga proprio da questo mondo di Covid, da questo mondo di, così, diciamo così, di tristezza ormai permeata in noi, che veramente ci porta a una tristezza dell'anima, una sofferenza, no? Di questo mondo, di questa pandemia, che speriamo davvero, i dati stanno scendendo, che continua a scendere, che ripeto, questa neve che vedete in lontananza, sia benedetta davvero, sia benedetta verso la fine davvero di questo momento difficile, no? Io credo che nell'esagerazione, nella non esagerazione, nei tanti migliaia, 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 centinaia di migliaia che fanno milioni di morti nel mondo, sicuramente nessuno può negare, ma noi dobbiamo vivere questo pensiero davvero fisso, no? Davvero mirato solamente sull'eccesso di un raffreddore che può portare magari una positività, eccetera. Ma dobbiamo pensare a qualcosa di positivo, di libero, di provare allegria, di provare serenità, eccetera. E questo è quello che vogliamo. Ecco, su questa agnella, su questi
paesi distanti di questo belbo, di questo Altalanga. Ecco, vedete proprio in lontananza la neve, quindi non l'abbiamo raggiunta direttamente, ma sicuramente siamo, non è detto che non ci avvicineremo, che andiamo proprio nel campo della neve, ma sicuramente già di qua si vede. Con questo diciamo che sia un bianco di speranza, che sia davvero una luce nuova, e continuiamo il nostro pensiero di serenità. Proprio vogliamo il bianco per dire che sia un pensiero bianco, un pensiero puro, un pensiero sereno. Buona domenica a tutti, dalla nostra langa, dalla nostra terra. Grazie, grazie, grazie. A presto, a presto, a presto.